Nel PNRR c'è il progetto sui borghi finanziato con oltre 1 miliardo di euro su cui siamo impegnati costantemente a spendere bene con efficienza, onestà e lungimiranza le risorse economiche. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano a margine della tavola rotonda promossa dal Centro Studi Mati e dedicata al recupero dei centri storici, al ripopolamento dei borghi e alla cultura dell'abitare. Le Marche, ha esordito il ministro, sono una regione che conosco bene e di cui riconosco il valore e il potenziale. Questa inoltre è una città legata a un grande nome, quello di Gioachino Rossini, e sarà capitale della cultura nel 2024. Il nostro ministero, ha aggiunto, intende essere vicino a Pesaro affinché questo evento possa riuscire come la città merita. Pesaro è storicamente una città molto importante, basta, come dire, visitare questo salone, apprenderne la storia, per rendersi conto di quanto questa città abbia da dare anche in termini di cultura e di turismo della cultura. Noi siamo impegnati a sostenere la città di Pesaro e i suoi cittadini per, come dire, meglio rappresentare questa grande occasione. Presente all'incontro anche Gaetano Coraggio, direttore scientifico del Centro Studi Mati, il gruppo che ha avviato la riqualificazione residenziale di complessi edilizi storici. L'identità culturale dei luoghi, ha detto l'architetto, deve essere rafforzata da questi interventi di rigenerazione. Il tema, aggiunto, è quello di ammodernare, rendere funzionali e più sostenibili i luoghi storici dei borghi e delle città. Per rivitalizzarli, perché è chiaro, avere e vivere solamente, diciamo così, del pregresso storico chiaramente non aiuta nemmeno la socializzazione e nemmeno le fasce economiche. Quindi sostanzialmente gli interventi devono essere vocati ad una tutela dello stock immobiliare storico, ma anche ad una sua rigenerazione, perché questo è irreversibile, altrimenti li costringeremo ad una desertificazione. Perché il comfort abitativo è, diciamo così, ormai un tema del consumatore immobiliare, e se lo ricercano in periferia, chiaramente i luoghi storici e i borghi, che sono l'anima identitaria dei territori, viene a perdersi.